Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio di Mangianga. Sto facendo moltissimi video su questa serie perché vorrei terminarla il prima possibile per potermi dedicare in un secondo momento ad altri video, ad altre serie. Non vorrei lasciarla in sospeso però. Quindi sto dando uno sprint, un'accelerata. Ecco tutto, ecco spiegato il perché. Difficoltà 2, io lascerei sempre 1. E diamo il via a questa partita. Vediamo un pochino, progresso totale 6,1%, non so quando finirò tutto arriverò a un 20%, però il 100% si acquisisce con il superamento di ogni livello, di ogni disposizione, sicuramente con la difficoltà massima, oppure con tutte le difficoltà messe a disposizione, non sono in grado di dirlo perché non lo so, però essendo facile, presumo che possiamo anche fare velocemente. Senza troppo indugio, vediamo, non sottovalutiamolo comunque, però insomma, ecco. Diamo una rapida occhiata, si intitola Cerimonia, sembra un nastro oppure delle campane, un fiocchetto, qualcosa di questo tipo, a testimonianza di un grande evento molto importante. Allora, concentrazione. Non è così facile individuare le tessere disponibili più che altro, oppure distinguerle, perché ce ne sono tantissime, tutte mischiate, sfalsate, quindi bisogna aspettare un pochino prima che siano più riconoscibili quando il numero diminuirà delle tessere presenti sul campo di gioco. Un draghetto rosso. Un 8, questi due si possono portare via, anche questo, vorrei togliere questo 5, ne ho visto un altro, questo 9 qui è bloccato, non ce n'è un'altra a disposizione, questo 8 però è libero, questo 5 è molto importante riuscire a combinarlo prima che diventi, come faccio? Tolgo questo, tolgo il 3. Tolgo il vento dell'ovest e non posso toglierlo. Peccato, essere arrivato al 5, ma forse al 5 ci arrivo anche con il drago rosso. Vediamo, sì. Qui c'è un 1, qui c'è un 8, qui c'è un vento del sud, qui c'è un vento del nord. Questo vento dell'est si può combinare. Questo 7 ricordo che mi serviva a un certo punto. Questo 4 non si sa bene. Questo 7. Questo 7, ok, ottimo, l'abbiamo tolto. Questo 4 anche si può togliere. Questo 7, idem. Possiamo togliere due tessere stagionali, il vento dell'ovest se non sbaglio ce n'è uno da questo lato, l'8 anche, il 3 togliamo questo, c'è un 9, togliamo prima questo 3 a catene, vediamo, allora qui c'è un 3, devo togliere prima questo o quest'altro per poter togliere questi due, forse era meglio togliere quest'altro ora che ci penso, ma poco importa, poco importa. Qui c'è un 9. Questo 9 per essere combinato, togliere prima questo 4 catene che ce ne sono qui, togliere questo 7. Per togliere questo 7 non so bene cosa fare. C'è un drago rosso, una catena. Allora, con molta calma e delicatezza, questo si può togliere. Il vento del sud si può togliere. Questo 5 si può togliere. Qui c'è un 1 e si può togliere. Ok, abbiamo sbloccato la situazione. Questo 5 si può anch'esso portare via. Questo è un 6, questo 8, questo 3, i 2 3, il drago verde. Un'altra due catena si trova qui in mezzo, al posto del 7, il 4 anche mi serviva, una botte, oppure queste due, soprattutto questo, i fiorellini sono capitati a proposito, a fagiolo, il drago rosso meglio che li tolga subito,
togliere prima questo 6, poi posso togliere quest'altro 6, dopo posso togliere questo 4, il vento del nord. Non c'è un'altra catena. No, è capitata proprio sotto. Tanto vale mischiarlo adesso, non è possibile vincere, a meno che qui non ce ne sia un'altra. No, ecco, allora mischio subito. Ok, e altrimenti non si poteva vincere. Mi dispiace averlo fatto, ma adesso presumibilmente la vittoria ci aspetta. Quindi andiamo pure con una certa rapidità, con una certa sicurezza, destrezza, abilità. Fine! Ok, effettivamente era molto facile. Grazie a tutti per la visione e al prossimo video.